siamo a Costa Paradiso, in questo bellissimo posto, in un locale di un amico di Giuliano Magnis, il Giorni Bar, che è anche discoteca, insomma si può anche mangiare, si può anche degustare qualcosa di veramente particolare. È uno degli angoli più belli della nostra Sardegna, Costa Paradiso. Ed è un'occasione abbastanza interessante perché abbiamo con noi un cacciatore che viene dalla stagione calcistica un po' anomala come è stata quella di quest'anno, in particolare, un po' strana, però non parleremo di calcio perché non è questo l'argomento, visto che Alberto Paluschi, che adesso è rincarnato, buonasera, ciao Alberto, con cui ci daremo ovviamente del tu, è un cacciatore, però che sei in vacanza. Ecco, questa, diciamo, dire qualcosa su questo posto, insomma, è un posto a cui sei legato affettivamente, perché ci sei venuto magari non tantissimo, però la tua famiglia è venuta. Sì, mia famiglia da parecchi anni che viene qua in vacanza, in questo posto si sta bene perché è un posto molto riservato e tranquillo, e ci sono delle belle spiagge, e il mare poi della Sardegna è bello ovunque e si sta molto bene. Di fianco a te c'è tuo padre, che invece mi diceva... No, mio padre! Ce l'abbiamo di lato. Comunque tuo padre diceva che ci vengono da più anni, che vengono qua. Parlare della Sardegna, parlare soltanto del mare è poca cosa. Parliamo anche di questo momento che è atipico, che è stato questo anomalo, che è stata questa emergenza sanitaria, che voi, tu sei nella provincia di Brescia, insomma, avete vissuto in maniera drammatica, ti dico. Sì, io quando è successo il fatto, diciamo, non me ne sono reso magari particolarmente conto della gravità della situazione perché mi trovavo in Sardegna e la situazione era molto più calma, e invece a Bergamo, vedendo le immagini, sono successi delle, il Covid ha colpito molte persone, e tra cui è venuto a mancare anche mio nonno in quel periodo, e è stato ed è un momento difficile perché non si capisce ancora, diciamo, quanto sia veramente forte sto virus, perché certe persone dicono che non lo è, ma con quello che è stato si è visto che ha fatto parecchi danni, e spero che il buon senso di tutti gli italiani sia quello di tenere, quando si vada in giro, anche le precauzioni, perché magari se non beccano i giovani, più che altro è portarlo le persone anziane, che se un giovane non è asintomatico e magari non se ne accorge che c'era veramente sto virus, lo porta dentro magari ai genitori o alle persone più deboli, e queste persone più deboli magari non riuscendo a sopportare le varie cure che i medici danno, fanno più fatica, magari hanno anche più una percentuale più di mortalità rispetto ai giovani. Nella provincia da cui provieni, quindi la provincia di Brescia, è stata una delle più colpite insieme a quella di Bergamo, perlomeno all'inizio di questa emergenza sanitaria. In quei momenti là, che tu non eri presente, diciamo così, quali erano le tue emozioni? No, vedendo, io ho fatto la quarantena da solo a Cagliari, e vedendo le immagini dei militari che portavano le bare, è stato un colpo al cuore, perché non essendo, ti ripeto, là non riesce a capire la gravità della situazione, perché ripeto, la Sardegna, soprattutto Cagliari, era una situazione molto più calma rispetto lì. Però non ti nego neanche che certe volte arrivavi la sera e qualche volta ho anche pianto, perché star lì da solo non è facile, vedere le cose che succedono a Bergamo e nei miei paesi è stata una cosa bruttissima, che speriamo che non si ripeta più. Assolutamente, anche perché in questo momento parliamo di altro, parliamo di questa Sardegna, che ho detto bene, non ha vissuto il dramma come dalle vostre parti.
però in ogni caso abbiamo subito le conseguenze. E cosa pensi tu? Qual è la tua idea di vacanza? Non da calciatore, ma da persona che intende fare una vacanza, che cosa c'è nella vacanza? A parte il rilassamento con la stagione sportiva, dove c'è stanco, c'è stress, c'è tanto. Penso che le vacanze siano un momento proprio di staccare la spina e di rilassarsi il più possibile, e qua, come ripeto, ci sono delle belle spiagge, c'è del bel mare, poi è Costa Paradiso, un luogo dove è una zona molto riservata, e io ho la fortuna di avere qua dei miei familiari, dei miei parenti, e avete la casa, sì, e tra una roba e l'altra magari si va in spiaggia, si gioca un po' a carte, così il tempo passa. Calcio ovviamente, no, il calcio si stacca la spina. Si stacca completamente la spina. Sì, giusto per avere un po' una materia. Che cosa manca in questi giorni? Che cosa manca per essere veramente, non soltanto un approdo turistico, ma anche qualcosa di... di un trentenne comunque. Secondo me niente, perché alla fine se vuoi andare un po' più su magari la vita notturna, prendi la macchina, allora sei a posto, quindi per assurdo uno si fa anche 2 settimane qua, potrebbe fare la settimana in tranquillità e al weekend trasferirsi di là, quindi penso che anche la zona dove si trova questa Paradiso è tutto un po' strategico, perché da un'ora sei a Porto Cervo e qua puoi stare in tranquillità e rilassarti al massimo. Senti, la Sardegna ha sempre avuto un grosso limite di cui tu, e chiaramente anche la tua famiglia ne ha presa, che è quella della Reggio Viaria. Le strade sono veramente grosse. Già per venire qua ti sarei accorto, di strade molto strette. Ecco, per voi che venite da altri posti dove le strade sono sicuramente migliori, affascino l'aspetto di queste strade così strette, così tumbose, così magari panoramiche, suggestive, belle dal punto di vista paesaggistico, però per il resto è molto scomodo. Quando si arriva qua si usa poco la macchina, sicuramente se la usa uno solo per andare in spiaggia e basta, dove fanno 10-15 km di macchina. Quindi diciamo il bello anche della Sardegna è quella che si è in mezzo alla natura, magari è difficile distruggere la natura per costruire delle strade, delle autostrade, quindi secondo me è la bella cosa della Sardegna. Ma preferisci selvaggia, un po' così, piuttosto che... Sì, se no si andava in città, se no si rimaneva sul lago di Garda. Vabbè. Senti, l'ultima cosa, giusto per salutarci con un augurio, l'hai già detto, che questa emergenza sanitaria non si ripeta ovviamente, ma che il calcio ritorni ad essere quello che era, insomma, con il pubblico, con i tifosi sugli stadi, perché assistere a delle partite veramente desolante, vederle in quel modo. Avrei visto sicuramente anche la partita di ieri. Più che altro, nel senso che il pubblico sugli spalti, speriamo che ritorni alla situazione alla normalità. Beh, premesso, e anche andare sempre in giro, come portarsi sempre la mascherina al braccio per entrare in un posto o nell'altro, speriamo che a breve trovino qualcosa che possa annientare sto virus e si possa tornare alla normalità. Non si vede nulla. Alberto Paloschi, 30 anni, giocatore di calcio, però oggi soltanto un canziere. Fino a quando? Fino al 18. Fino al 18 di agosto sarai qua e poi si ritorna. Si ritorna a casa, si ritorna alla vita di tutti. Grazie Alberto Paloschi che ci ha fatto compagnia. E un saluto particolare a Giuliano che ci ha permesso. Venite a visitare la Sardegna, ci vedrete fuori, venite a visitare Costa Paradiso, perché veramente è un angolo di paradiso, quel nome quando gliel'hanno dato era assolutamente un angolo. Cordiali saluto a tutti.